mia salvezza, e con lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Gesù, vieni a salvarci, Signore, vieni presto al nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sfiato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Manda il tuo spirito e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra. Qualunque sia il problema, la difficoltà, dobbiamo procedere a pregare a Dio. Anche se ci si sdegna, dobbiamo pregare a Dio, perché se non spariamo noi, spara il demonio per noi. E dopo, quando spara il demonio, siamo finiti, siamo finiti. Quindi spariamo noi prima che ci spara il demonio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Qualunque sia la problematica terrena, noi dobbiamo affidarci a Dio, perché Dio è come un albero. L'albero sta in silenzio, cresce molto forte, è resistente, è una fortezza, ci dona l'ossigeno, ci dona la vita e non ci dà parole cattive, ci ama per quello che siamo. Quindi ci affidiamo all'albero che è Dio, la nostra forza, una fortezza che ci dona l'ossigeno per sopravvivere. Oggi è venerdì, meditiamo i misteri del dolore, invochiamo lo Spirito Santo che scenda su di noi e ci liberi da ogni male, da ogni spirito maligno che ci sconforta la mente, il cuore e il corpo. Vieni, Santo Spirito, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima. Illumina le nostre menti, infiamma i nostri cuori e distruggi in essi tutto ciò che ti addolora. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morti, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente,
Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero del dolore si contempla l'agonia nell'orto degli ulivi, nel Getsemani. L'agonia. Come siamo agonizzanti noi in questa vita passeggera, in questa vita che è solo una tristezza. La gioia sta in paradiso, non sta qui. Donaci sta grazia, Gesù, di essere consapevoli del tuo amore, che tu non ci vuoi male, ma ci ami, come ci ama un albero che ci dona l'ossigeno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel secondo mistero del dolore si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Flagellato a morte l'amore, come succede ogni giorno, ogni santo giorno di sta vita, flagellati a morte dall'odio. E Dio per primo ha subito il martirio.
L'amore ha subito il martirio, cosa che si ripete ogni giorno su di noi. Quindi, cosa gli potemo chiedere a Dio? Da donarci la forza da sopportare il martirio. Donaci sta forza, Gesù, perché se no noi la famo più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel terzo mistero del dolore si contempla l'incoronazione di spine. Gesù ha assorbito tutti i pensieri maligni di tutta l'umanità intera, di tutte le generazioni. In Lui. Quindi cosa gli chiediamo a Gesù? Di liberarci da tutti i brutti pensieri, di liberarci da tutte le brutte parole e da tutti i peccati della mente. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi, per il mondo intero. Nel quarto mistero del dolore si contempla la salita al Calvario sotto il pesante legno della croce. Tutto ciò che ha sofferto Gesù viene ripetuto da ogni creatura che vive sulla terra, che è soggetta del tempo. Noi siamo soggetti alla consumazione del tempo. Noi ci consumiamo nel tempo. Il consumo porta alla vecchiaia. La vecchiaia porta alla fine, la fine dell'attività motoria, ma non dell'attività spirituale. Dipende da ognuno di noi. Se ci affidiamo all'amore, lo spirito vive oltre il tempo. Quindi ti chiediamo, Gesù, di donarci la grazia di affidarci al tuo amore per vivere in eterno, per non morire mai più e per non essere più assoggettati alla condizione del tempo che ci distrugge. E allora affidiamoci alla sua misericordia per ottenere la salvezza spirituale.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel quinto ed ultimo mistero del dolore si contempla la morte in croce di Gesù. Quindi Dio si è fatto uomo e si è sacrificato per noi, ha assorbito la rinuncia dell'amore che ha fatto le creature umane. Quindi ci ha dato una seconda possibilità per vivere in eterno, sempre se ci affidiamo a Lui. Quindi donaci questa grazia, Gesù. Senza la tua forza noi siamo finiti. Donaci questa grazia ad affidarci al tuo amore e da capire che tu ci ami e non ci hai portato la sventura. Non ci hai portato l'usura del tempo che ci consuma e ci distrugge. Non ci hai donato il sacrificio, le malattie, le sofferenze, gli incidenti, i terremoti, tutto quanto. Tu ci hai donato un paradiso per sempre, l'amore eterno. Gesù, donaci questa grazia da capire, da comprendere quanto sei grande. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi per il mondo intero. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo quest'esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, dolce Vergine Maria. Dal libro del profeta Isaia, 58:1-9. Così dice il Signore: grida a squarciagola, non avere riguardo, alza la voce come il corno, dichiara al mio popolo i suoi delitti, alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Mi cercano ogni giorno, bramano di conoscere le mie vie. Come un popolo che pratichi la giustizia e non abbia abbandonato il diritto del suo Dio. Mi chiedono giudizi giusti, bramano la vicinanza di Dio. Perché digiunare se tu non lo vedi? Mortificarci se tu non lo sai? Ecco, nel giorno del vostro digiuno curate i vostri affari. Angariate tutti i vostri operai. Ecco, voi digiunate fra litigi e alterchi e colpendo con pugni iniqui. Non digiunate più come fate oggi, così da fare udire in alto il vostro chiasso. È forse come questo il digiuno che bramo? Il giorno in cui l'uomo si mortifica? Piegare come un giunco il proprio capo, usare sacco e cenere per letto. Forse questo vorresti chiamare digiuno e giorno gradito al Signore? Non è piuttosto questo il digiuno che voglio: sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo? Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri, senza letto, senza tetto? Nel vestire uno che vedi nudo senza trascurare i tuoi parenti? Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora invocherai e il Signore ti risponderà.
implorerai aiuto ed egli dirà: eccomi. Dal Vangelo secondo Matteo 9:14-15. In quel tempo si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero: perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù disse loro: possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno. Quanto ci farebbe bene liberarci di tante realtà superflue per ricoprire quel che conta, per ritrovare i volti di chi ci sta accanto. Digiunare è saper rinunciare alle cose vane, al superfluo, per andare all'essenziale. Digiunare non è soltanto per dimagrire. Digiunare è andare proprio all'essenziale, è cercare la bellezza di una vita più semplice. Quanti poveri anziani ci stanno accanto e vivono nel silenzio, senza far clamore, marginalizzati e scartati. Parlare di loro non fa audience, ma il deserto ci conduce a loro. A quanti messi a tacere chiedono il silenzio il nostro aiuto, in silenzio il nostro aiuto, tanti sguardi silenziosi che chiedono il nostro aiuto. Il cammino nel deserto quaresimale è un cammino di carità verso di chi è più debole. Le vere amicizie: ama tutti, filotea, con un grande amore di carità, ma legati con un rapporto di amicizia soltanto con coloro che possono operare con te uno scambio di cose virtuose. Più le virtù saranno valide, più l'amicizia sarà perfetta. Se lo scambio avviene nel campo della scienza, la tua amicizia sarà senza dubbio molto lodevole, più ancora se il campo sarà quello delle virtù, come la prudenza, la discrezione, la fortezza, la giustizia. Ma se questo scambio avverrà nel campo della carità, della devozione, della perfezione cristiana, allora sì che si tratterà di un'amicizia perfetta. Sarà ottima perché viene da Dio, ottima perché tende a Dio, ottima perché il suo legame è Dio, ottima perché sarà eterna in Dio. È bello poter amare sulla terra come si ama in cielo, e imparare a volersi bene in questo mondo come faremo eternamente nell'altro. Non parlo qui del semplice amore di carità, perché quello dobbiamo averlo per tutti gli uomini. Parlo dell'amicizia spirituale, nell'ambito della quale due, tre o più persone si scambiano la devozione, gli effetti spirituali e diventano realmente un solo spirito. Ha ragione, quelle anime felici possono cantare: com'è bello e piacevole per i fratelli abitare insieme. Ed è vero, perché il delizioso balsamo della devozione si effonde da un cuore all'altro con una comunicazione ininterrotta, in modo che si può veramente dire che Dio ha effuso la sua benedizione e la sua vita su simile amicizia per i secoli dei secoli. Mi sembra che tutte le altre amicizie siano soltanto fantasmi a confronto di questa, e i loro legami anelli di vetro e di giaietto a confronto del legame della devozione, che è tutta di oro fino. Non stringere amicizie di altro genere, intendo dire quelle che dipendono da te. Non devi lasciar cadere né disprezzare quelle che la natura e i doveri precedenti ti obbligano a intrattenere, quelle con i parenti, i soci, i benefattori, i vicini e altri. Ripeto, mi riferisco a quelle che tu scegli liberamente di persona. Può darsi che qualcuno ti dica che non bisogna avere alcun genere di particolare affetto o amicizia, perché ciò ingombra il cuore, distrae lo spirito da luogo e invade. Ma si sbagliano. Negli scritti di molti santi e devoti autori hanno letto che le amicizie particolari, gli affetti fuori dall'ordine, sono molto dannosi per i religiosi. Pensano che la regola valga per tutti, ma su questo ci sarebbe molto da dire. Premesso che in un monastero ben ordinato il progetto comune è di tendere tutti insieme alla vera devozione, è evidente che non sono necessari questi scambi particolari, per timore che mentre si cerca particolare ciò che è comune, non si passi dalle particolarità alla parzialità. Ma per coloro che vivono tra la gente del mondo e abbracciano la vera virtù, è indispensabile stringere un'alleanza reciproca con una santa amicizia. Infatti
appoggiandosi ad essa ci si fa coraggio, ci si aiuta, ci si sostiene nel cammino verso il bene. Coloro che camminano in piano non hanno bisogno di prendersi per mano, ma coloro che si trovano in un cammino scabroso e scivoloso si sostengono l'un l'altro per camminare con maggiore sicurezza. I religiosi non hanno bisogno di amicizie particolari, ma coloro che vivono nel mondo sì, per darsi reciprocamente sicurezza e aiuto in tutti i passi pericolosi che devono affrontare. Nel mondo non tutti tendono allo stesso fine, non tutti hanno lo stesso spirito. Bisogna dunque riflettere e stringere amicizie secondo i nostri programmi. Questa particolarità crea veramente una parzialità, ma è una santa parzialità che non crea divisioni se non quella del bene e del male, delle pecore, dalle capre e delle api dai fuochi, che sono separazioni necessarie. È fuor di dubbio, e nessuno si sogna di negarlo, che nostro Signore nutrisse un'amicizia più tenera e personale per Giovanni, Lazzaro, Marta, Maddalena. Lo dice le Sacre Scritture. Sappiamo che San Pietro aveva una predizione per Marco e per Santa Petronilla. San Paolo per San Timoteo e Santa Tecla. San Gregorio di Nazianzeno si gloria 100 volte dell'amicizia che aveva per San Basilio, e così la descrive: sì, aveva l'impressione che in noi due ci fosse una sola anima con due corpi. È vero che non bisogna prestare fede a coloro che dicono che tutto è in tutto, tuttavia è vero che tutti e due eravamo in ciascuno e ciascuno nell'altro. Coltivare la virtù e ordinare i programmi della nostra vita alle speranze future, questo era il modo di uscire da questa terra mortale prima di morire. Sant'Agostino dice che Sant'Ambrogio voleva molto bene a Santa Monica per le rare virtù che ammirava in lei, ed ella gli voleva bene come a un angelo di Dio. Ma ho torto a farti perdere tempo per una cosa così chiara. San Girolamo, Sant'Agostino, San Gregorio, San Bernardo e tutti i più grandi servi di Dio hanno avuto amicizie personali senza pregiudizio per la loro perfezione. San Paolo, rimproverando ai gentili il disordine morale della vita, li accusa di essere gente senza affetto, ossia gente incapace di amicizia. San Tommaso, come del resto tutti i buoni filosofi, dice che l'amicizia è una virtù. Certamente parla dell'amicizia personale, perché dice: la vera amicizia non può essere estesa a molte persone. La perfezione dunque non consiste nel non avere amicizie, ma nell'averne una buona, santa e bella. E adesso la differenza tra le vere amicizie e quelle futili. Fa attenzione, Filotea, voglio metterti in guardia, perché tu non corra pericolo. Non so se tu sappia che il miele di Eraclea, molto velenoso, assomiglia incredibilmente al miele comune, e il pericolo di prendere uno per l'altro è reale, come pure quello di mischiarli, nel qual caso l'inganno è anche peggiore, perché la buona qualità dell'uno non impedisce l'effetto velenoso dell'altro. Bisogna fare attenzione a non lasciarsi trarre in inganno nelle amicizie, soprattutto quando si stringono tra persone di sesso diverso. Poco importa per quale motivo, spesso Satana si sostituisce a coloro che amano. Si comincia sempre dall'amore virtuoso, ma se non si è molto saggi si insinua presto l'amore frivolo, poi si passa all'amore sensuale, poi a quello carnale. Il pericolo esiste persino nell'amore spirituale, se non si fa molta attenzione, benché in questo sia molto più difficile la confusione e l'equivoco, perché la sua purezza e il suo nitore rendono più evidenti le brutture che Satana vuole insinuarvi. Ecco perché il diavolo, quando ci prova, fa le cose con maggior finezza e tenta di far scivolare le brutture quasi impercettibilmente. Distinguerai l'amicizia mondana da quella santa e virtuosa,
esattamente come si distingue il miele di Eraclea dall'altro. Il miele di Eraclea è più dolce al palato del miele ordinario. È l'aconito che gli aumenta la dolcezza, così fa abitualmente l'amicizia mondana che sforna a ripetizione quantità enormi di parole melliflue, una pioggia di frasette appassionate, di lodi sulla bellezza, la grazia e la qualità sensuali. L'amicizia sana invece ha un linguaggio semplice e schietto, loda soltanto la virtù e la grazia di Dio, unico suo fondamento. Il miele di Eraclea, una volta ingoiato, provoca dei capogiri. Allo stesso modo l'amicizia futile provoca dei disorientamenti di spirito che rendono insicura la persona nella castità e nella devozione. La conducono a sguardi languidi, vezzosi, insistiti e carezze sensuali, a sospiri equivoci, a piccole lamentele di non essere amati a sufficienza, ad artifici ben mascherati ma abili e cattivanti, galanterie, abuso di baci, altre libertà e familiarità che portano alla volgarità e sono sicuro presagio di una imminente resa dell'onestà. L'amicizia santa invece ha occhi semplici e casti, gli atti di cortesia sono controllati e schietti. Se ci sono sospiri, saranno per il cielo, le libertà solo per lo spirito, i lamenti saranno soltanto perché Dio non è abbastanza amato, prova infallibile dell'onestà. Il mio di Eraclea turba la vista, l'amicizia mondana turba il senno, di modo che coloro che non ne sono colpiti pensano di agire bene mentre agiscono male e sono convinti che le loro scuse, i loro pretesti e le loro parole sono motivi validi. Temono la luce e amano le tenebre. L'amicizia santa invece ha gli occhi luminosi e non si nasconde, anzi si fa vedere volentieri dalla gente per bene. Infine il miele di Eraclea lascia un forte sapore amaro in bocca. Avviene lo stesso nelle false amicizie che si tramutano e finiscono in parole e richieste carnali e degne delle fogne. In caso di rifiuto esploderanno le ingiurie, le calunnie, le imposture, le tristezze, le confessioni e le gelosie che si concludono quasi sempre nell'imbrutimento e in esterismi. L'amicizia pulita è sempre uguale nell'onestà, educata e amabile, e si muta soltanto in una unione degli spiriti più pura e più perfetta, immagine vivente dell'amicizia beata che regna in cielo. San Gregorio di Nazianzo dice che il pavone, quando fa la ruota, emette il suo verso caratteristico e si pavoneggia, eccitando le femmine che lodono alla lubricità. Allo stesso modo, quando vedi un uomo pavoneggiarsi, agghiandarsi e così parato avvicinarsi per fare il chiacchiericcio, per sussurrare, mercanteggiare alle orecchie di una donna matura o di una giovane, e tutto senza alcuna intenzione di matrimonio, beh, sta certa che è soltanto per tentarla e qualche imputicizia. La donna onorata turerà le proprie orecchie per non udire il verso di quel pavone e la voce dell'incantatore che vuole sedurla. Se ascolterà, sarà l'inizio della perdita del cuore. I giovani che fanno gesti leziosi, smancerie e carezze o dicono parole che non vorrebbero che fossero udite dai loro padri, madri, mariti, mogli o confessori, dimostrano in tal modo che si stanno occupando non proprio dell'onore e della conoscenza, della coscienza. La Madonna rimase turbata vedendo un angelo in sembianza di uomo perché era sola e la stava lodando con molta solennità. Non dimentichiamo che erano lodi celesti. O Salvatore del mondo, la purezza teme un angelo in forma umana, perché la nostra purità non dovrebbe temere un uomo, anche se in sembianze d'angelo, quando tesse lodi sensuali o almeno umane? E consigli e rimedi per combattere le cattive amicizie. Ma che cosa fare per combattere gli amori futili
le stranezze, le pazzie, le brutture cui ho accennato? Appena ne avverti i primi sintomi, volgiti subito dall'altra parte e, respingendo nel modo più assoluto quelle stupidità, corri presso la croce del Salvatore, afferra la sua corona di spine, cingene il tuo cuore di modo che quelle piccole volpi non possono avvicinarsi. Sta bene attento a non scendere a patti con il nemico, non dire: lo ascolterò ma poi non farò nulla di quanto mi suggerirà, gli presterò orecchio ma gli rifiuterò il cuore. Filotea, in tali circostanze devi essere intransigente. Il cuore e le orecchie sono collocati, e com'è impossibile arrestare un torrente che scende a valle dalla montagna, così è difficile impedire che l'amore entrato in un orecchio non scenda presto nel cuore. Secondo Alcmeone, le capre respirano per le orecchie e non per le froge. Aristotele lo nega. Io non ne so niente, ma di certo so che il nostro cuore respira per l'orecchio, e siccome ispira ed espira i suoi pensieri pur per mezzo della lingua, respira anche per l'orecchio, per mezzo del quale riceve i pensieri degli altri. Proteggiamo dunque scrupolosamente le nostre orecchie dai colpi d'aria, delle parole inutili. In caso contrario, ben presto il nostro cuore ne sarà contagiato. Sotto nessun pretesto devi ascoltare proposte oscene di alcun genere. È questo il solo caso in cui non corri pericolo di essere invincibile e scortese. Ricordati che hai consacrato il cuore a Dio, gli hai dato il tuo amore, e sarebbe un sacrilegio sottrargliene anche una briciola soltanto. Rinnova la tua offerta con mille propositi e promesse, e rimani in quelle come un cervo nel suo rifugio, e poi invoca Dio. Egli ti verrà in aiuto, prenderà il tuo amore sotto la sua protezione per farlo vivere unicamente in lui. Se poi sei già incappato nelle reti di quei futili amori, allora sento l'obbligo di dirti che ti sarà difficile sbarazzartene. Mettiti alla presenza della Divina Maestà. Riconosci l'enormità della tua miseria, la tua debolezza, la tua vanità. Poi, con l'impegno massimo di cui sarai capace, detesta quegli amori già iniziati, rinnega la sciocca manifestazione che ne hai fatto, rinuncia a tutte le promesse ricevute e, con una volontà forte e risoluta, decidi nel cuore e risolviti e mai più ricominciare quei giochi e quelle schermaglie d'amore. Se poi ti è possibile allontanarti fisicamente dalla persona coinvolta, sono d'accordissimo, perché allo stesso modo che coloro i quali sono stati morsi da un serpente non possono guarire facilmente in presenza di coloro che già sono stati morsi a loro volta, la persona ferita d'amore difficilmente riuscirà a guarire da quella passione finché sarà vicina a quella ferita dallo stesso morso. Il mutamento del luogo è molto utile per calmare la febbre e l'agitazione causate sin dal dolore che dall'amore. Il ragazzo di cui parla Sant'Ambrogio nel secondo libro della penitenza ritornò da un lungo viaggio, completamente guarito dai futili amori che l'avevano attanagliato prima. Alla sciocca amante che, incontrandolo, gli disse: «Non mi conosci? Sono sempre la stessa». «Sì, certo», rispose, «ma sono io che non sono più lo stesso». La lontananza aveva operato in lui quel felice maturamento. Sant'Agostino dice che, per alleviare il dolore per la morte dell'amico, si allontanò da Tagaste, dove quegli era morto, e se ne andò a Cartagine. Ma chi non può allontanarsi deve troncare ogni conversazione privata, gli incontri segreti, gli sguardi languidi, i sorrisi e in genere tutti gli sgambi e gli ammiccamenti che possono nutrire questo fuoco maleodorante e fuligginoso. Se poi le circostanze esigono che si rivolga la parola al complice, deve essere per dichiarare con una coraggiosa, breve e seria protesta il divorzio definitivo che abbiamo giurato. Grido a voce alta a chiunque sia caduto in questi lacci passionali: taglia, tronca, spezza, non bisogna perdere tempo a discutere queste futili amicizie. Bisogna strapparle, non perdere tempo a sciogliere i nodi. Bisogna spezzarli e tagliarli, tanto quei cordoni
e quei legami non hanno alcun pregio. Non bisogna avere riguardi per un amore che è contrario all'amore di Dio. Ma dopo avere in questo modo spezzato le catene di quell'infame schiavitù, è possibile che resti qualche strascico. I marchi e le piaghe dei ferri rimarranno impressi nei piedi, ossia negli affetti. Non fa nulla, Filotea, se tu hai concepito per il tuo male tutto l'orrore che merita. Se farai così non sarai più agitato dalle ansie, proverai soltanto un forte orrore per quell'amore infame e per tutto quello che ad esso collegato, e sarai libero da ogni altro affetto per la persona che hai lasciato. Ti rimarrà soltanto un amore purissimo per il Dio. Se poi a causa dell'imperfezione del pentimento rimane in te qualche inclinazione cattiva, procurata per la tua anima una solitudine mentale, come ti ho già insegnato, e ritirati in essa con tutte le tue facoltà e con mille slanci ripetuti dello spirito, rinuncia alle tue inclinazioni, rinnegale con tutte le forze, datti alla lettura dei libri santi più di quanto non sei solito fare, confessati e comunicati più spesso con umiltà e sincerità. Parla di tutte queste suggestioni e tentazioni al tuo direttore spirituale, se ti è possibile, o almeno con qualche anima dalla fede profonda e molto prudente. Sta certo che il Signore ti libererà da tutte le passioni se tu continuerai fedelmente questi esercizi. Ma mi dirai, non è ingratitudine rompere così drasticamente un'amicizia? Io ti dico, quant'è bella l'ingratitudine che ti rende accetta a Dio. Filotea, non sarà ingratitudine, ma anzi un'azione meritoria in favore del tuo amante, perché spezzando i tuoi legami romperai anche i suoi, e se anche sul momento non saprà apprezzare la sua felicità, lo farà ben presto e con te canterà il ringraziamento. O Signore, tu hai spezzato i miei legami, io ti sacrificherò la vittima di lode e invocherò il tuo santo nome. Ovviamente questo fa parte delle amicizie riguardanti false, le amicizie false. Poi l'agitazione non è una semplice tentazione, ma una fonte dalla quale è a causa della quale ci vengono molte tentazioni. Per questo te ne parlo un po'. La tristezza è la sofferenza di spirito che noi proviamo per il male che si trova in noi contro la nostra volontà, sia che si tratti di un male esteriore come povertà, malattia, disprezzo, oppure anche interiore come ignoranza, aridità, ripugnanza, tentazione. Quando l'anima avverte in sé un male, prova contrarietà. Questa è la tristezza, subito desidera liberarsene e cerca il mezzo per disfarsene. Fin qui ha ragione, perché ciascuno per natura tende al bene e fugge ciò che reputa male. Se l'anima cerca i mezzi per liberarsi dal suo male per amore di Dio, li cercherà con pazienza, dolcezza, umiltà e serenità, aspettando la propria liberazione più dalla bontà e dalla provvidenza di Dio che dai propri sforzi, dalle proprie capacità e dalla propria diligenza. Se invece cerca la propria liberazione per amor proprio, si agiterà e si altererà nella ricerca dei mezzi, come se dipendesse più da lei che da Dio. Non dico che lo pensi, ma si comporta come se lo pensassi. Se non trova subito quello che sta cercando, entra in uno stato di grave agitazione e impazienza che non le tolgono il male, ma anzi lo peggiorano. L'anima entra in uno stato di angoscia e smarrimento senza confini, con un tale cedimento del coraggio e della forza che le sembra che il male sia senza rimedio. A questo punto la tristezza, che in partenza era giusta, genera l'agitazione, e l'agitazione in seguito aumenta la tristezza, il che è molto pericoloso. L'agitazione è uno dei mali peggiori che possa colpire l'anima, eccettuato il peccato, allo stesso modo che le sedizioni e i turbamenti interiori di uno stato lo rovinano completamente e lo tendono incapace di opporre resistenza agli aggressori esterni. Così il nostro cuore, quando è turbato e agitato dentro di sé, perde la forza di conservare le virtù che aveva acquistato e nello stesso tempo perde anche la capacità di resistere alla tentazione del nemico, il quale, come dice il proverbio, in tal caso si impegna a fondo per pescare in acque torbide.
La citazione viene da un desiderio smodato di liberarci dal male che ci opprime o di acquistare il bene che speriamo. Tuttavia, nel nulla peggiora il male e allontana il bene quanto l'agitazione e la precipitazione. Gli uccelli rimangono presi nelle reti e nei lacci, soprattutto perché quando vi si impigliano si dibattono e si agitano disperatamente per venirne fuori e così si inviluppano sempre più. Stessa cosa i pesci nella rete. Quando dunque sentirai il desiderio di essere liberato da qualche male, di pervenire a qualche bene, prima di tutto mettiti calmo e sereno, fa calmare il tuo intelletto e la tua volontà e poi con moderazione e dolcezza insegui pure il sogno del tuo desiderio, prendendo con ordine i mezzi idonei. Quando dico con moderazione non intendo dire con negligenza, ma senza precipitazione, senza turbamento e agitazione, diversamente invece di raggiungere l'oggetto del tuo desiderio, rovinerai tutto e ti troverai peggio di prima. La mia anima è sempre nelle mani del Signore e non ho dimenticato la tua legge, diceva Davide. Rifletti più di una volta al giorno, ma almeno sera e mattina, se è vero che hai il dominio della tua anima, esaminati per renderti conto se non te l'abbia sottratta qualche passione o l'agitazione. Mantieni il cuore ai tuoi ordini, oppure ti è sfuggito di mano per impegolarsi in qualche passione sregolata d'amore, di odio, di invidia, di ingordigia, di paura, di noia o di gioia? Se per caso si fosse smarrito prima di tutto, trovalo e riportalo con garbo alla presenza di Dio e sottoponi di nuovo i tuoi affetti e i tuoi desideri all'obbedienza e alla guida della sua divina volontà. Dobbiamo comportarci come coloro che temono di perdere qualche cosa che sta loro molto a cuore e la tengono molto stretta. Seguendo il grande re Davide diremo: mio Dio, la mia anima è in pericolo, ecco perché la tengo sempre stretta nella mia mano e così non ho dimenticato la tua legge. Per piccoli che siano e di poca importanza, non permettere ai tuoi desideri di provocare agitazione in te. E sai perché? Ai piccoli seguiranno quelli più grandi e quelli più impegnativi e troveranno il tuo cuore già aperto al turbamento e al disordine. Quando ti accorgerai che stai per cadere nell'agitazione, raccomandati a Dio e decidi di non fare assolutamente nulla di quanto pretende da te il desiderio, finché l'agitazione non sia completamente sospinta, a meno che non si tratti di una cosa che non può essere differita, nel qual caso, con un impegno dolce e sereno, devi contenere la spinta del tuo desiderio, controllando e moderando nella misura del possibile, e realizza quello che devi realizzare non seguendo il tuo desiderio, ma seguendo la ragione. Se puoi manifestare la tua agitazione a chi ha la guida della tua anima, o almeno a qualche amico nella quale hai fiducia, ma che sia devoto, fallo senza esitazione. Presto ritroverai la calma, perché la comunicazione delle sofferenze del cuore fa all'anima lo stesso effetto che il salasso al corpo di chi ha una febbre insistente. È il rimedio dei rimedi. San Luigi di Francia diceva al figlio: se hai nel cuore un malessere, dillo subito al tuo confessore e a una brava persona, e così il tuo male diverrà leggero per il conforto che ne hai avuto. Ed ora la tristezza. Dice San Paolo che la tristezza, secondo Dio, opera la penitenza per la salvezza. La tristezza del mondo, invece, opera la morte. La tristezza può essere, quindi, buona o cattiva, dipende dagli effetti che produce in noi. È certo che ne fa più di cattivi che di buoni, perché di fatto i buoni effetti sono soltanto due, la misericordia e la penitenza. Quelli cattivi invece sono sei: l'angoscia, la pigrizia, lo sdegno, la gelosia, l'invidia, l'impazienza. E che ha fatto dire al saggio: la tristezza ne uccide molti e non giova a nulla. Infatti contro due soli rigagnoli buoni che zampillano dalla sorgente della tristezza ce ne sono sei di cattivi. Il nemico si serve della tristezza per portare le sue tentazioni contro i buoni. Da un lato cerca di rendere allegri i peccatori nei loro peccati e dall'altro cerca di rendere tristi i buoni nelle loro opere buone, e come non gli riuscirebbe di attrarre al male se non presentandolo in modo piacevole, così non potrebbe distogliere dal bene
se non facendolo trovare sgradevole. Il maligno gode nella tristezza e nella malinconia, perché lui è e lo sarà per l'eternità triste e malinconico, per cui vorrebbe che tutti fossero così. La cattiva tristezza turba l'anima, la mette in agitazione, le dà paure immotivate, genera disgusto per l'orazione, assopisce e opprime il cervello, priva l'anima di consiglio, di proposito, di senno, di coraggio e fiacca le forze. In conclusione, è come un duro inverno che cancella tutta la bellezza della terra e manda in letargo gli animali. Infatti la tristezza toglie ogni bellezza all'anima e la rende quasi paralizzata e impotente in tutte le sue facoltà. Filotea, se mai dovessi capitarti di essere afflitto da questa cattiva tristezza, metti in atto i seguenti rimedi. Dice San Giacomo, se qualcuno è triste, preghi. La preghiera è il rimedio più efficace perché innalza lo spirito a Dio. Nostra unica gioia e consolazione nella preghiera, poi serviti di affetti e parole interiori ed esteriori che portano alla fiducia e all'amore di Dio come «O Dio di misericordia, mio buono Signore, Salvatore mio misericordioso, Dio del mio cuore, mia gioia, mia speranza, mio caro sposo, amore dell'anima mia e simili, combatti con forza la tendenza alla tristezza e anche se hai l'impressione che tutto quello che stai facendo in quel frangente rimanga distante, freddo, triste e fiacco, non rinunciare a farlo. Il nemico che vuole per mezzo della tristezza far morire le nostre buone opere, vedendo che non sospendiamo di farle e che compiute con forzo valgono di più, cesserà di tormentarci. Canta dei canti spirituali, spesso il maligno abbandona il campo di fronte a quest'arma. Un esempio ci viene dallo spirito maligno che assediava e possedeva Saul, la cui violenza era dominata soltanto dalla salmodia. È cosa buona occuparsi in atti esteriori e variarli, più che possiamo per distrarre l'anima dall'oggetto della tristezza, purificare e riscaldare gli spiriti. Questo perché la tristezza è una passione fredda e arida. Compi atti esteriori di fervore, anche se non ci trovi alcuna attrattiva. Abbraccia il crocifisso stringendolo al cuore. Baciagli i piedi e le mani, alza gli occhi e le mani al cielo. Indirizza la tua voce a Dio con parole di amore e di fiducia simili a queste. Il mio amore è mio e io sono tuo. Il mio amore è come un mazzetto di mirra che riposa sul mio seno. I miei occhi si posano su di te, o mio Dio, e dicono: quando mi consolerai? O Gesù, sì Gesù, per me, viva Gesù, e anche la mia anima vivrà. Chi mi separerà dall'amore del Dio, del mio Dio, e simili. La disciplina moderata è buona contro la tristezza, perché questa mortificazione esteriore volontaria chiama la consolazione interiore e l'anima, provocando dolori dal di fuori, si distrae da quelli che l'affliggono di dentro. La frequenza alla Santa Comunione è ottimo rimedio, perché questo pane celeste dà forza al cuore e gioia allo spirito, manifesta tutti i suoi sentimenti, gli affetti, i pensieri e la tua guida, confessore, con umiltà e sincerità, cerca la conversione di persone spirituali e frequentale più che puoi in tali circostanze. In conclusione, rimettiti tra le mani di Dio e preparati a sopportare con pazienza questa fastidiosa tristezza, come giusta punizione per le tue stupide gioie. E sì, certo che Dio, dopo averti messo alla prova, ti libererà da questo male.